Certo che fa un certo effetto iniziare una serie di Minecraft così, tutto da solo. Dove sono i miei amici? Perché hanno deciso di non unirsi a me oggi? Forse la colpa in fondo è mia. La colpa è mia, perché io li ho delusi, perché io non sono stato capace di convincerli che questa sarebbe stata l'avventura che si meritavano. E anche a voi mi dispiace, perché tante volte vi ho lasciato un'avventura a metà, ma questa volta è diverso. Dovete credermi, almeno voi dovete credermi, perché siamo soli ora, io e voi, tutti i miei amici, Anna, anche Anna, sono rimasti così, fermi, immobili, quando io li ho invitati. Venite, giochiamo insieme. Questo è un mondo perfetto, l'ho preparato con tanto tempo. Ci ho messo un sacco di energie per renderlo perfetto per la nostra avventura. E loro sono rimasti fermi. Nessuno di loro ha deciso di entrare così con me e di accompagnarmi in questo viaggio. Nessuno di loro. Devo almeno convincere lei, perché da solo, sinceramente, non ci riesco, non me la sento. E allora voglio sentire... Che cosa vuole lei? Lion, mi dispiace, ma non voglio venire a giocare con te in questo nuovo mondo. Hai abbandonato troppe serie che mi piacevano e non mi fido di te adesso come condottiero. Dimostrami che questa volta fai sul serio, che questa è davvero la Failcraft definitiva. E allora io mi unirò a te con grandissima gioia e tutto il mio spirito avventuriero sarà con te. Ma fino ad allora io sarò qui, pietrificata, in attesa del mio momento. Non farmi aspettare troppo a lungo. Oh mio Dio, ci sono rimasto quasi male. Tu puoi star sicura, non appena io sarò in grado di fare la missione per liberarti, io tornerò qui e ti libererò. E lì sì che inizieremo a giocare insieme. Ragazzi, per ora siamo io e voi. E questo non mi dispiace, perché so che voi non mi avete tolto la vostra fiducia. E allora farò di tutto, oggi ve lo giuro, farò di tutto per meritarmela. Questo mondo è controllato da 4 divinità. Sono queste: Idona, che è la dea malvagia. E poi abbiamo Velara, la dea benevola della natura. Abbiamo anche Wendar, il saggio che controlla il tempo. E infine Thanos, che è il dio che conosce ogni cosa. Se otteniamo il loro favore, possiamo sbloccare potenti abilità, tantissime. L'abilità di fare più danno, l'abilità di ripulirci dagli effetti malefici del veleno e l'abilità di minare magari i blocchi insieme, 5-10 alla volta. E secondo me questa è l'abilità migliore, quindi già inizio a spendere uno dei miei skill point per sbloccarne il primo livello. E poi non ci rimane altro da fare che partire per questa avventura. Dobbiamo arrivare fino all'End e dovremo farlo praticamente in pochissimi episodi, perché ci serve uccidere il drago. Magari io lo vorrei fare anche oggi, uccidere il drago così subito per andare direttamente a salvare Anna. Ci serve un'armatura di pelle, perché questo mondo non sembra, ma la notte diventa estremamente più difficile di come siamo abituati. E potete anche vedere che abbiamo mezzo cuoricino in più. Questo è perché abbiamo iniziato a dare la nostra vita agli dei che governano questo mondo, spendendo il nostro primo skill point. Purtroppo ne abbiamo soltanto 4, e se ne vogliamo avere di più non dobbiamo fare altro che completare le stesse missioni che dobbiamo completare anche per convincere i miei amici a unirsi alla nostra avventura. 1 e 2 e 3 e 4. Dobbiamo trovare il villaggio che ci serve, ragazzi, e non abbiamo tanto tempo per farlo. È anche pieno di animali e pieno di villager. Ok, loro sono quelli che ci servono. Guardate un po', l'ho raccolto. Fa un po' ridere, però sarà estremamente utile questa cosa, perché potremo portarceli nella nostra prossima base. Ovviamente dobbiamo raccogliere un po' tutto quello che troviamo, perché in questo momento non c'è una cosa più utile dell'altra. Certo, ci sono tante cose misteriose che non conosciamo, bestiari, ma sapete, talmente tante saranno le bestie che noi combatteremo che non vi sto neanche a dire che ci sarà un'avventura lunghissima. Prendiamo tutti i libri, perché ci servono per trasformare almeno uno dei villager in un libraio. Prendiamo i soldi, ovviamente, perché anche questi ci serviranno più avanti. Le tartarughe le lasciamo. E tu che cavolo sei? Oh, porca miseria. Beh, era un po' che non combattevamo, effettivamente. Mi stavo chiedendo dove fossero gli infami, qui dentro. E vai via, eh? Questo pensava che fosse così facile. Io sono animato da una nuova determinazione. Io sono qui per dimostrare a tutti voi che dentro di me c'è ancora lo spirito di avventuriero. Ma anzi, ce n'è anche di più. C'è uno spirito d'avventuriero che, porca miseria, spostati proprio. Certo che però...
Sono anche un po' di avventurieri nemici, qua intorno. Quanto pare non sono l'unico che è interessato ai villaggi, va bene? Allora, villager ne abbiamo solo due, ce ne servono di più. Dobbiamo prenderne almeno un altro 5-6. Però c'è quel goblin. Ti vedo, maledetto. Ho un po' di cibo, però vorrei evitare di sprecarlo tutto. E il talento che ho preso purtroppo non mi serve contro i mostri. Quindi l'unica strada che vedo per evitare il combattimento è darci alla macchia e scappare via. Un letto ce l'abbiamo e ci dovrebbe bastare. Quello sta continuando a cercare di spararmi, non fa nulla. Dobbiamo prendere altri villager e poi ce ne possiamo anche andare di qui. Dove siete? Eccoti qui, vieni qui, vieni da papà. Vieni da papà, non ti succederà nulla. Mi servi, ti porterò soltanto in un bel posto. Sto anche vedendo che c'è una grande fortezza in questo villaggio. Sono tentato di andare a vedere che cosa potrebbe essere. Però allo stesso tempo, non lo so, forse è troppo presto. Magari sto bruciando le tappe, Però magari dentro ci sono dei grandi tesori e io sono bisognoso. Anche l'Iron Golem mi servirebbe. Sapete che cosa vi dico? L'Iron Golem ce lo facciamo subito, anche se ci protegge come proteggeva gli altri qui nel villaggio. Ma noi abbiamo troppo bisogno e siamo troppo messi male e poveri. Quindi mi dispiace, ma ti devo uccidere. Lo so, non avrei voluto farlo nemmeno io, ma a estremi momenti ci sono bisogno di estreme misure di emergenza. Ole, grazie. Questo ferro, 5 lingotti, non è neanche poco. Ok, dobbiamo stare attenti però, Ci sono altri mostri in giro. La peppina. Ma se queste sono le prove che io devo superare per andare avanti e dimostrare a tutti che valgo quello che valgo. Ma ne mandassero anche di più, guarda. Ne mandassero anche di più. Allora, qua non possiamo sbloccare il pilastro di teletrasporto perché dobbiamo ricercare i pilastri di teletrasporto. E noi purtroppo questa ricerca ancora non l'abbiamo sbloccata. Potremmo farlo anche subito spendendo uno dei nostri skill points qui nei talenti. Però io penso che al momento abbiamo modi più intelligenti per spendere i pochi che abbiamo, finché non riusciremo a farne degli altri almeno. Quindi continuerei ad esplorare alla ricerca di altri villager principalmente. E tu per esempio sei quello che mi serve di più. Il libraio per gli incantamenti. Se dobbiamo essere veloci a uccidere l'Ender Dragon, ci serve assolutamente il libraio, no? I libri non ci servono, ci serve il leggio però, per trasformare eventualmente altri villager in altri librai. E ci servono anche i libri per fare tantissimi libri da incantamento. Fuori si è fatto notte, ma non ci spaventiamo. Ormai, a parte che questo castello è perfetto per una nottata, e poi ho già un letto, quindi posso dormire e ripartire domani mattina con la luce negli occhi. Olè. Perfetto. Ok. Questo è completamente inaspettato. Ma completamente. Che diavolo? Dove diavolo? Cioè, io in un attimo fa ero nel mio lettino, in una bellissima casa. Mi trovavo benissimo lì. E adesso tutto a un tratto, cosa cavolo ci faccio in un mondo tutto verde? Sento anche i villager. E non so se vengono dalle mie tasche, perché io li Ok. Esatto, che diavolo è successo? Ha ragione il mio personaggio. Ho vissuto un sogno. Aveva i colori di uno degli dei che abbiamo visto di là fuori, mi pare, giusto? Sì, aveva il colore di Thanos, che mi pare era il dio malvagio, no? Sbaglio? Non mi ricordo. Porca miseria. Va bene, non importa, ok, abbiamo quello che ci serviva, no? Abbiamo abbastanza. Almeno io penso che sia sufficiente. Potremmo prendere altri villager, perché questa campanella magica ci permette di raccoglierne quanti ne vogliamo. Sì. Oh, lei vende libri? Ah, no, non mi serve. Mi serve quell'altro, suo fratello. No, viene sempre lei qui, Va bene, allora non voglio più niente. Grazie, arrivederci. Dov'è l'uscita? Faccio da solo. Non vi preoccupate, mi arrangio. Non c'è bisogno che vi disturbiate ad aprirmi la porta. Trovo da solo la via di uscita. Bene, credo che in questo villaggio purtroppo non ci sia molto altro da prendere. Però effettivamente un'ultima cosa che voglio c'è. Di villager ne abbiamo abbastanza. Il pane è quello che ci manca. La base per ogni sopravvivenza basilare è il pane. Anche perché qui purtroppo, ragazzi, ci sarà parecchio da prendere danno. Questo potete già vederlo, infatti. Maledetti goblin. Sono la piaga di questo mondo. E ce ne sono un fiume. Per fortuna non si buttano addosso. Almeno quello. Cercano di rimanere lontani e attaccano da distante. C'è qualcos'altro che possiamo sgraffignare? C'è un cavallo.
Ah, sarebbe bello avere un cavallo, eh? Ma questi villager nelle tasche che continuano a fare versi, vi giuro, mi stanno facendo impazzire. E sono loro, eh? Perché non ce ne sono altri in giro. Sono proprio loro. Diamoci alle gambe e torniamo al nostro tempio, va? Ci è voluto un po' di cammino, ma finalmente io e tutte le nostre cose siamo riusciti a ritornare vicino al tempio. Secondo me questo è il posto dove dobbiamo stare, almeno finché non riusciremo a stanziarci. E io propongo di farlo proprio qui. E allora dovrei aver preso, sì, eccola qui, una cassa. E non è altro che ci serve per mettere via questi infami, questi villager fastidiosi che non sono altro. Poi crafting table, la mettiamo proprio qui a fianco. E anche una fornace, perché abbiamo già qualcosina da cucinare. Sì. Non è tanto, ma è sempre meglio di niente. Poi, vediamo un po'. Abbiamo del cibo, sì, ma questo non ci serve. Quello che ci serve al momento è raccogliere tantissimo di quel legno per fare uno steccato. Ci serve anche tanta cobblestone. Però non siamo messi così male, eh. Secondo me possiamo lavorarci e possiamo fare qualcosa del genere. Certo, è pieno di mostri intorno. Questo mi preoccupa un pochino. Ma quando avremo quattro mura dentro cui nasconderci la notte, sono sicuro che le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Non c'è uomo su Minecraft che si rispetti che non ha una casa che si rispetti. E noi finalmente ce l'abbiamo. Oh, già mi sento meglio. Avere una casa, costruirsi un accampamento, ti fa sentire subito un pochino meglio, eh? Non sarà una reggia, però secondo me ci sta. Ho fatto questo muro con l'albero che abbiamo tagliato. C'erano tantissimi di quegli alberi lì. Adesso ce n'è qualcuno in meno, effettivamente, però non fa niente. E abbiamo un po' di cose da parte, non tantissimo. Per lo più legno, un pochino di cibo, un pochino di pelle. Dobbiamo ancora lavorarci sopra. Però c'ho tanto ferro, ancora tanto da smeltare. Abbiamo la possibilità di farci già un'armatura di ferro. E secondo me ci potrebbe stare, perché questa di pelle, ragazzi, potete vedere, non protegge praticamente niente. Quindi secondo me ci conviene sistemare almeno quello. E poi io penso che possiamo dedicarci a scendere di nuovo in miniera e fare il diamante. Perché con quello possiamo iniziare a pensare a fare anche l'Ender Dragon, eh? Guarda, è bellina questa crafting table color banano. Mi piace, mi sento di nuovo finalmente un avventuriero. Mi era mancata questa sensazione di vittoria. E io la sento già all'orizzonte questa vittoria. Guardami come sono un'altra persona adesso. Come mi sono cambiato. Adesso mi sento molto più forte. Ci servono però delle porte. Effettivamente quelle non le abbiamo fatte. Allora, fanno schifo queste? Sì? Ma ci interessa a noi? Sì. Però al momento no. Perché al momento abbiamo altri pensieri per la testa. Per esempio che questo posto è buio e potrebbero spawnarci di notte un fracco di mostri. Quindi cerchiamo almeno di limitare i danni un pochino, confinandolo un po' almeno dai mostri che vogliono arrivare la notte. Ecco qui. Oh, buongiorno. La carne purtroppo per te mi serve sempre. E poi adesso dobbiamo dedicarci ai nostri amici villager, perché giustamente li abbiamo presi appositamente. Allora, li abbiamo presi per piazzarli qui. Tra l'altro io me li sono dovuti subito scaricare, li devo andare a prendere. Sono anche in una cassa lontana, guarda. Mi davano talmente tanto fastidio che non me li sono voluto nemmeno tenere vicino. Mi sono di nuovo trasformato in un villager ambulante con sti versi che fanno. Ma c'è un motivo. Allora, adesso dobbiamo preparare per loro il posto dove questi poverini poverini poi staranno benissimo. Staranno una meraviglia, anzi. Mi permetto di dire che staranno più felici di me. Ecco qui. Questo è uno slot per uno di loro. Oh, come stai bene. Certo, se tu ti girassi a guardarmi. Oh, che gentile. Anche mi degni di questo onore, sei un gentile. L'ho creato così perché quello agricoltore è il più facile con cui commerciare. E tra l'altro qui noi possiamo anche ciclare, muoverci attraverso tutte le possibilità di trade, finché non ne troviamo uno che ci aggrada, diciamo, con cui vogliamo commerciare. Per esempio 20 di grano per uno smeraldo, it's real good. Se noi ci facciamo una piccola piantagione di grano, prendiamo un po' di erba, ci vuole ben poco, e lì possiamo iniziare a guadagnare dei buoni soldini. Adesso però mettiamo tutti, prima che continuando poi a fare questi versi io impazzisca. Ecco qui, tu volevi fare un altro lavoro? E mi dispiace, però non c'è l'altro lavoro, dovresti fare l'agricoltore, per favore. Ti ho messo appositamente il composter sotto i piedi. Vabbè, lo capirai solo vivendo che devi fare l'agricoltore. Intanto io metto anche gli altri due qua, e così possiamo avere la nostra schiera di villager al completo. Olè, così. Possiamo anche fermare, effettivamente.
Tu vuoi fare l'agricoltore? Lo capirai che sotto i piedi tieni un'altra cosa. Ma se non lo capisci, sai che cosa ti dico? A me un libraio serviva pure. Quindi per me puoi anche rimanere così. Puoi anche rimanere così. Allora, 1, 2, 3 e 4. Giusto, giusto. E tu dovresti diventare un libraio. No, tu dovresti diventare un agricoltore. Ah, ho capito, mi sa che quelli che già sono diventati qualcosa e che ho preso, che già erano qualcosa, non hanno intenzione di trasformarsi. Sai cosa ti dico? Mi va bene lo stesso. C'avevo un altro spazio, per questo qui. Però io lo rimetto nella cassa, che appresso non me lo voglio portare. Poi abbiamo il nostro lettino. E anche il nostro lettino lo mettiamo lontano dai villager, per carità di Dio. Non vedo l'ora di condividere questo accampamento con i miei amici. Condividerlo con voi è bellissimo, eh? Non interpretate male quello che dico. Però mi manca Anna. E poi il fatto che non sia voluta entrare in questa serie per sfiducia, un po' tutti poi abbiano fatto così, non dico che mi fa arrabbiare, ma mi sento che ho sbagliato qualcosa e voglio rimediare, voglio rifarmi. Ok, allora, ci serve la coltivazione. È molto importante che noi abbiamo adesso una coltivazione. E allora ci facciamo subito. Oddio, non so più giocare a Minecraft. Che cavolo sto combinando? C'ha ragione Anna, ci facciamo la zappetta di ferro. Poi dobbiamo andare a prendere un pochino di semi e poi, appena abbiamo anche quelli, ci facciamo la nostra coltivazione. Voi direte, sì, Lion, però creare un sacco di grano con cui commerciare con i villager è lunga, Lion. Ci vuole tanto tempo. Quelli poi sono molto esigenti, no? Fanno dei commerci che non sono convenienti per noi, ecco. Quindi, non lo so, sei sicuro di voler fare, di volerti imbarcare in questa cosa? Sì, ragazzi. E vi faccio vedere anche... perché questa cosa sarà molto più semplice di quanto invece noi crediamo che sia. Allora, prima di tutto ci serve un pochino d'acqua, ok? E noi ce la prendiamo e ce ne torniamo indietro al nostro accampamento. Cavolo, che sogno! Finalmente una serie di avventura come si deve. E voi non avete visto niente. Aspettate, perché il gioco inizia quando uccideremo l'Ender Dragon. Lì andremo a sbloccare tutti i nostri amici e lì andremo a giocare insieme a loro poi. Ma ancora siamo all'inizio. Dunque... ci serve un piccolo lato dove possiamo mettere un poco d'acqua. E secondo me così va anche bene, ti dico la verità. Perché noi non abbiamo tanti crop, ne abbiamo giusto 5 per il momento. E adesso bisogna aspettare che crescano. Sbagliato! Perché se noi andiamo qui e cerchiamo il talento giusto, perché c'è un talento per ogni esigenza, dovete sapere, uno adatto a ogni cosa, e a noi serve questo, Twerker. Ci permette di accelerare la crescita di tutti i crop, inizialmente soltanto dei crop, ma poi anche dei meloni, delle zucche, delle sugar cane e anche alla fine degli animali, semplicemente accucciandoci sopra al blocco. Pronti? Ed eccoli qua! Tutti i nostri crop cresciuti! E noi adesso non dobbiamo fare altro che continuare a prendere... ripiantare piano piano, ovviamente potremo anche allargare la nostra coltivazione, ma non ci costa niente, non ci costa niente, noi dobbiamo soltanto twerkare sopra e tutto cresce. Allora, mettiamo qualche altro. Fin dove arriva il raggio della nostra misera e povera acqua, noi piantiamo e poi commerciamo. Ecco qui, è un ottimo modo per arricchirsi questo, Grazie a questi villager, fidatevi di me, noi presto saremo in grado di affrontare l'Ender Dragon quasi senza fatica. Certo, dovremo andare in miniera per prendere le ultime cose, però gli smeraldi ci servono. E ci servono anche e soprattutto, oltre che per commerciare con loro, perché potendo scambiare i trade, presto si trovano un po' tutto quello che ci può servire. Ma soprattutto quello no, perché lui è un imbecille, ma altri trader sì che ti danno anche gli utensili fighi. Ma soprattutto ci servono gli smeraldi per entrare nelle missioni per sbloccare i miei amici. Quindi anche per Anna. Ho pensato che un'ottima idea sarebbe avere una miniera direttamente dentro casa. Però purtroppo mi sono trovato con qualcun altro che aveva avuto la mia stessa idea. Questo è un goblin. Non sono cattivi, Però danno un po' fastidio. Anzi, sono decisamente buoni, i signorini. Scambiano un casino. Anche più dei villager, effettivamente. Porca miseria, ora che ci faccio caso. Mio Dio! Madonna! Tu sì che sei uno onesto, Diversamente da quegli infami. Però mi dispiace, ma al momento non ho niente da scambiare con te. Volevo scendere sotto, volevo cercare una miniera. Risalire sarà una bella avventura, sì, Però siamo scesi abbastanza. E ho trovato una piccola grotta.
magari non è neanche tanto piccola. Dobbiamo stare solo molto attenti, perché questi sono i nostri primi incontri con i mostri, quelli cattivi, quelli delle caverne. E vorrei evitare di lasciarci le penne in modo stupido, almeno. Devo pur sempre dimostrare di essere un grande avventuriero, no? Cioè, è lo scopo intero della missione. Quindi sarebbe il caso di riuscirci, ecco. Tenete presente, non voglio mettere le mani avanti, però tenete presente che l'armatura di ferro che ho, in realtà, qui è come se fosse un'armatura di pelle, non di più. Quindi potrebbe essere decisamente più difficile di quanto ci aspettiamo. Però magari, che ne sai, può essere pure che... Alice del diamante, però, eh? Oh, cosa, Medusa? Come sarebbe Medusa? Aspetta, non sono pronto ad affrontare un boss, ok? No, no, cioè, io voglio salvare Anna, ci mancherebbe altro. Lo voglio con tutto me stesso, ma... Magari un attimo, cioè, di preparazione, no? Io sono sceso qua per prendere i diamanti, non per combattere Medusa mentre prendo i diamanti. Però effettivamente credo che sia leggermente distante. Vedo delle gambe sgambettare in giro, ma per il momento non mi pare che ci sia un pericolo imminente. Quindi approfitterei di questi istanti per prendere più possibile. Magari, che ne sai, potremmo avere anche così tanta fortuna da beccare un altro diamante. La profondità è giusta, Ma sì, che ce n'è di là. Ma io prendo tutto, Io non lascio indietro niente. Anzi, fossi dannato, sarebbe un grande insulto all'avventurismo se io lasciassi indietro delle risorse preziose. No, mi dispiace, ma guardi. No, 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 ehi, calmati molto. Non sono qui per combattere, sono venuto qui per prendere diamanti, possibilmente più possibile. Ma anche me non mi vanno bene, l'importante è prendere qualche diamante. Va bene, ne abbiamo già qualcuno, ne abbiamo 6. E 6 sono abbastanza, indovinate per cosa? Beh, non so se l'avete indovinato, ma ve lo dico io. 6 sono abbastanza per entrare nel Nether, cosa che noi dobbiamo assolutamente fare. Uranite? Uranio? Scusa? Uranio? E facciamo che lo lasciamo qui per il momento, vai! Lo prendiamo un altro momento, quando sappiamo che cosa farci. Però ci serve andare nel Nether per andare poi nell'End e fare il drago. Proprio come vi ho detto che dobbiamo fare. Dobbiamo finire il gioco. Per iniziare il gioco, questa volta è necessario prima finirlo. So che sembra uno strano gioco di parole, ma è così. Grande momento! Emozionante! Piccone di diamante! Tra l'altro, lungo il nostro viaggio, se non vado errato, mi è parso anche di aver visto un portale di quelli diroccati, che secondo me sono perfetti per lo scopo che ne dobbiamo fare noi, quindi ricostruirli con un pochino di ossidiana. Tra tutti quelli che potevo trovare, proprio questo. Arca miseria, fa schifo ed è pure storto. Però è pieno di roba qua dentro. Non so che cosa siano questi oggetti, Sicuramente l'armatura d'oro ci può far comodo contro i piglin. La spada ha un incantamento strano, insomma. Vabbè, non è che noi siamo messi tanto meglio, quindi non posso nemmeno sputare su quello che trovo. Questo che cos'è? Un arco corto meccanico. Ah, dice che spara veloce. Buono, questo ci piace. Un elmetto curioso. Per possibilità di teletrasportarsi quando vieni colpito. Queste sono rune, non ci servono assolutamente a niente al momento. Questi sono talismani e per quanto possono essere buoni, al momento non saprei come utilizzarli. Li prendiamo ugualmente, ma non li utilizziamo per il momento. C'era anche un blocco di ossidiana, questo lo prendiamo però. Allora, mettiamo subito un pezzo di armatura. Questa con Thorns andrà benissimo. E adesso dobbiamo cercare di sistemare questo portale. Tecnicamente dovrebbe contare anche l'ossidiana piangente. E se noi sistemiamo un pochino qua sotto, potremmo riuscire. No, 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 no. Quella è una sirena. No. Perché è proprio vicino al mare sto portale, maledizione? Proprio qui doveva arrivare. E io tra tutti i posti. Certo, perché un portale non te lo sai costruire da solo con le tue manine, vero? Avventuriero da strapazzo che sei, certe volte. Pure l'oro ci serve, raga, perché voi non lo sapete, ma aprire le missioni per salvare i miei amici danno un sacco di ricompense, oltre ovviamente i miei amici che io ci tengo da morire, ma soprattutto costano tanto, tanto oro, smeraldi. È per quello che ci servono i villager, per cercare un po' di bilanciare le spese, capito? Cercare di recuperare qualcosa. Adesso dobbiamo però, prima di tutto, cercare di evitare di finire nella lava. E là inizio a vedere un pelino grigia, perché questa qui, se io mi avvicino, mi seduce di brutto. Ma sapete che vi dico allora?
Noi ce ne freghiamo e nel Nether ci entriamo a modo nostro. Io volevo passare dal portale suo, ma troppo pericoloso, e allora mi chiudo qua dentro. Buongiorno. 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 Oddio mio, di nuovo. No, è successo di nuovo. Sono di nuovo in questa dimensione. Ma ogni volta che dormo, ogni volta che dormo vado a finire in... E questa volta è anche peggio. Vedo soltanto degli stralci di alberi qua, ma non ho idea di dove mi trovo. E poi finisce. Dura pochissimo. Che cos'è stato? Non lo so. Me lo dovresti dire te che cos'è stato. Io so solo che dovevo entrare nel Nether e mi ritrovo così ogni volta. Però sai, ma non è tutto male quel che finisce male, eh? Abbiamo pure recuperato qualcosina qui, qualche mela. Sono un po' più lontane, Magari mi posso avvicinare, Giusto un attimo per accendere ed entrare dentro. Non mi spostare, zia. Non mi spostare. Ok, perfetto, ci siamo. Ti prego, sii un Nether magnanimo. Non essere uno di quei Nether che non si possono navigare, che sono impossibili da andare in giro. E beh, insomma, dai. Non è andata bene, ma non è nemmeno andata male. Poteva andare meglio. Potevamo trovarci vicino a una Warped Forest, che ci serve anche quella, eh. Sempre per lo stesso motivo, ragazzi miei. Ci serve tutto per lo stesso motivo. Dobbiamo racimolare ricchezze per avviare le missioni. Però adesso dobbiamo anche trovare una fortezza. Per prendere le Blaze Rod, voi ormai lo sapete meglio di me, e arrivare alla fortezza. Il drago deve essere nostro, my friends. Però credo che per il momento abbiamo fatto più che abbastanza. Quindi con questo scenario di lapilli e cenere che piove dal cielo, io vi saluto. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato nell'iniziare ad affrontare con me questa avventura. Vi mando un abbraccio fraterno ed eroico e vi lascio al prossimo episodio, che io vi assicuro sarà quello in cui entreremo nel land, uccideremo il drago e inizieremo la missione per salvare Anna. Perché io da solo non ci riesco a stare. Non c'è storia. Non sono mai solo perché ci siete voi, ma voglio anche Anna, ragazzi. Purtroppo è così. Non riesco a starne separato troppo a lungo. Grazie per aver assistito a questo video e grazie per aver partecipato. Qualsiasi vostro suggerimento scrivetelo nei commenti, io lo leggerò e cercherò di applicarlo al prossimo video. Per oggi, Lion out!